il pubblico non sempre sia consapevole di quello che ci sta dietro un concerto, ma che sappiano poi dire che questo accordatore abbia fatto un buon lavoro o non abbia fatto un buon lavoro, questo tante volte non è alla portata di tutti. Diciamo che mi ha sempre affascinato, fondamentalmente, fare il tecnico del pianoforte, soprattutto perché quando studiavo i miei genitori mi acquistarono un pianoforte usato, pagandolo una cifra stratosferica per l'epoca, e aveva sempre qualche problemino. E io praticamente prendevo, aprivo, cercavo di capire come funzionava, vedere, provare nei limiti delle mie possibilità. E praticamente da quella volta ho cominciato ad amare lo strumento in sé come strumento che ha una sua parte meccanica, un suo funzionamento meccanico e via dicendo. Caso ha voluto che dopo diversi anni invece sia riuscito ad entrare in questo laboratorio, in questo negozio, dove praticamente vivo tutto il giorno in mezzo ai pianoforti. Se non sono in laboratorio sono fuori, ma sempre in mezzo ai pianoforti. La musica è una cosa che ho cominciato ad amare piano piano fin quando, insomma, è diventata una parte integrante della mia vita.